erano come in tram, Paolo e Giovanni, le piccioli da quando giocavano in una di Malena, e Caruscia era stato e puro come me. Cari amici di Linea Oggi, raccontiamo una storia di legalità, perché qui in Sicilia siamo appena partiti da Aspra e ringraziamo l'associazione Comunità Aspra Marinara e la Lega Navale di Aspra per averci messo a disposizione queste barche. Qui da Aspra in questo momento è partita la regata della legalità. A bordo di queste barche a vela garriscono al vento due bandiere con le immagini di due eroi italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Soprattutto sono qui tantissimi giovani, sto vedendo, alcuni dei quali probabilmente non erano neanche nati. Quando mio padre è morto significa che il sacrificio di mio padre non è stato affatto vano. Grazie. Il mare è un simbolo e così come ha ricordato Manfredi Borsellino, il papà, il grande Paolo, amava il mare, aveva un rapporto strettissimo. Questo Manfredi Borsellino ce l'ha testimoniato al di fuori delle telecamere, ma è una sua scelta che noi rispettiamo. Finirà mai questa brutta storia? Non lo so, ma noi ci dobbiamo trovare sempre pronti, vero Paolo? Vero Giovanni. L'opera di Pupi è un cartone animato prodotto da Rai Fiction che andrà in onda proprio il 19 luglio su Rai Yacht. Racconta la storia di due ragazzi che da piccoli fanno amicizia, crescono insieme e combattono il male. E l'abbiamo sconfitto? Per ora sì, ma ricordatevi, non abbassate mai la guardia. E io ho degli ospiti della nostra barca. Il primo è Fabio Francese, suo papà nel 79, il 26 gennaio, Mario Francese, un giornalista, un collega giornalista, venne fucilato dai corleonesi. Perché? Ma perché era un profondo conoscitore del fenomeno mafioso, è un profondo conoscitore del territorio, è un profondo conoscitore dei corleonesi. Per l'omicidio di Mario Francese furono condannati Totò Riina, Leoluca Bagarella, Michele Greco e Bernardo Provenzano, in pratica la cupola dei corleonesi. E la motivazione della sentenza fu ucciso per lo straordinario impegno civile nel ricostruire le più complesse vicende della mafia degli anni 70. Lei sente di aver avuto giustizia da questa sentenza, signor Francese? Diciamo la giustizia è possibile, però è chiaro che il fenomeno mafioso si è avvalso delle connivenze da parte dello Stato, e queste connivenze devono venire fuori piano piano. E per una giustizia che arriva a sentenza c'è una giustizia che invece non riesce a portare a compimento un processo. Parliamo del processo per l'uccisione dell'agente Nino Agostini, che aveva 29 anni e fu trucidato dalla mafia insieme alla moglie Ida, che ne aveva 19. Il papà di Nino, Vincenzo Agostino, ha questa barba lunga incastonata su questi occhi azzurri. Lui ha promesso e ha giurato che fin tanto che non avrà giustizia la barba non la taglierà. Questa barba che poggia su un cuore che ancora oggi soffre perché non riesce ad avere la parola giustizia. Io chiedo questa verità e questa giustizia. Nessun fallito attentato alla dama, o sicuramente lui è uno di quelle ragazze che ha vinto un costone con 58 candelotte. Il fallito attentato della Daura, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, fu la deposizione di un borsone pieno di candelotti di dinamite proprio sugli scogli della villa dove andava a fare il bagno di luce Falcone. Suo figlio Nino scopre il borsone e da lì nasce la sua sentenza di morte. Nasce da lì perché mio figlio ha giurato di realtà col padre. Ma si trova in quel periodo, dentro lo Stato che facevano parte alcuni apparati, erano delle marce. A un certo punto il processo si blocca perché viene opposto addirittura il segreto di Stato. Notizie però degli ultimi tempi è che il processo si è rimesso in movimento e quindi qualche elemento nuovo è uscito fuori. Sì. Ci fa ben sperare, signora Agostini. Mi fa ben sperare di togliermi la barba un giorno e andiamo in giro in barba assieme a mia moglie
per raccontare la storia. Ecco, voi andate a incontrare molti giovani, signore, andate nelle scuole, vi vengono ad ascoltare. Qui ci sono dei giovani che stanno ascoltando con molta attenzione dietro di noi queste storie. E che cosa la colpisce di più dei giovani di oggi? Che sono molto amanti di sapere, di conoscere le storie che sono accadute a Palermo. Vede, fin dal primo attimo in cui hanno ucciso mio figlio e mia nuora, io ho chiesto a Dio la verità, la giustizia, e la chiedo in questo mare splendido, in questa giornata bellissima. Il violino amava tanto il mare e io ero felice, lo guardavo di lontano, lo vedevo ritirare con i pesci che lui pescava, era la cosa più bella del mondo. Io penso, noi siamo sotto queste rive con l'immagine di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Dietro a loro, dietro a quell'immagine, c'è un esercito di eroi invisibili in questo momento, sono gli agenti di scorta, è vostro figlio, è il papà del signor Francese, è il commissario Beppe Montana, che qui vicino a Porticello fu trucidato, era il capo della squadra mobile di Palermo e fu ucciso perché stava arrivando anche lui a una verità. Oggi a Porticello c'è una piazza con la targa che ricorda il commissario di pubblica sicurezza Beppe Montana. Ecco, questi invisibili, signora, continuano a vivere nel ricordo e il nostro dovere è quello di trasmettere il ricordo, di darlo in dote ai nostri figli, ai nostri giovani, perché fin tanto che ci sarà il ricordo, io credo, ci sarà la memoria condivisa e quindi la voglia di arrivare a fondo. Stiamo doppiando Torre Mongervino, è un luogo simbolico perché qui c'è un famoso arco naturale, chi ha qualche anno in più se lo ricorda, era il luogo dove era ambientata una vecchia pubblicità di cioccolatini, un luogo romantico. Pensate però che una famiglia mafiosa negli anni costruì un eco mostro. Ebbene, dobbiamo dire grazie al comune di Tagheria che, usando 250.000 euro dei fondi comunitari, ne ha decretato l'abbattimento. Gaetano Porcasi è un pittore e qui c'è un suo catalogo molto bello. Lui lavora su quelle che sono le storie di mafia. Qui per esempio c'è Placido Rizzotto, il sindacalista. Che cosa ti ispira nel raccontare per immagini di una vittima, un eroe? Allora, io faccio prima una documentazione storica del personaggio perché questi quadri diventano una testimonianza storica e legalità, quindi hanno una grande responsabilità come depositario della memoria per il futuro. Gaetano, sfogliando le pagine del tuo catalogo c'è l'immagine di Don Pino Puglisi che il 15 settembre del 93 venne trucidato mentre stava rientrando a casa. Era il parroco di Brancaccio, aveva creato una parrocchia crescendo i suoi ragazzi proprio in nome della legalità, la legalità che oggi gonfia le nostre vele. Ed è notizia di questi giorni che Papa Benedetto XVI ha proclamato beato per le sue virtù eroiche Don Pino Puglisi, che è stato ucciso dalla mafia in odium fidei, in odio alla fede. Peraltro Don Pino Puglisi viene ucciso solo 4 mesi dopo il grande anatema che viene lanciato da Papa Giovanni Paolo II sulla spianata di Agrigento, un grido accorato che è ancora nel cuore di tutti noi. Convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Le vele della legalità sono approdate nel porto di Palermo e qui ad accoglierle i vertici nella rappresentanza delle armi e dei corpi dello Stato. A loro va consegnato simbolicamente questo, che è il vessillo della legalità. Grazie alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alle Capitanerie di Porto, grazie per quello che fate. Si conclude qui questa bella storia che oggi Linea Blu vi ha raccontato con grande emozione, condivisa con loro, con gli uomini in uniforme. Grazie.